Un ruolo importante nell'ambito della manifestazione Primavera Artistica 2021 lo svolge il critico d'arte Maria Pina Cirillo, che oggi ci ricorda quanto è importante il valore didattico che può assumere l'arte. Lei, la ricordiamo, anche dirigente scolastico di molte strutture, ma soprattutto critico d'arte in gran parte dell'Italia, da Carrara, Firenze e così via. Sì, certamente l'arte, oltre a un valore di tipo culturale, di tipo emozionale, di tipo anche razionale, ha un grosso valore didattico. Abituare i ragazzi a riconoscere l'arte, a gustarne la bellezza, a essere capaci di muoversi all'interno di un percorso artistico è una cosa fondamentale. Dobbiamo dire che in Italia in realtà per l'arte classica noi abbiamo una buona formazione, dato il grosso patrimonio di cui siamo in possesso, però per l'arte contemporanea questo avviene un po' di meno, soprattutto per gli adulti, per cui abituare i ragazzi a valutare un'opera d'arte contemporanea, visto che viviamo i nostri giorni e quindi oltre ad ammirare le bellezze del passato dobbiamo imparare ad amare e ad apprezzare quelle del presente, diventa fondamentale. L'idea è stata proprio legata anche al fatto che ogni età ha le sue tecniche, i suoi modi, la maniera giusta di affrontare ogni situazione, compresa l'arte. E quindi l'idea vincente credo sia stata quella di posizionare queste opere sui cavalletti arcobaleno, cioè opere all'altezza visiva dei bambini, opere in cui il bambino penetra guardandole e in cui si sente coinvolto in maniera empatica, tant'è vero che nel passato tra le cose fatte dai ragazzi sono state alcune veramente molto belle.